Ciao bambini, proseguiamo con il nostro viaggio alla scoperta degli ultimi due testi narrativi fantastici, quello del mito e della leggenda. Nella scorsa parte avevamo visto insieme quali fossero le caratteristiche del mito e avevamo scoperto alcuni miti provenienti da diverse parti del mondo. In questa seconda parte ci dedichiamo invece alle caratteristiche della leggenda. Non dimentichiamo, prima di tutto, che il mito e la leggenda sono entrambi dei testi narrativi fantastici, come la fiaba e come la stessa favola, e anche se apparentemente il mito e la leggenda possono sembrare dei testi fantastici molto simili fra loro, in realtà hanno delle caratteristiche differenti, seppure abbiano comunque degli elementi in comune. Ciò che è certo è che sia il mito che la leggenda nascono dalla fantasia dei popoli antichi, sono testi veramente antichissimi, racconti veramente antichissimi, come lo sono d'altronde anche la favola e la fiaba, lo sappiamo benissimo. La parola leggenda deriva dalla parola latina, quindi non greca come il mito, legendo, che significa cose che devono essere lette. È infatti un racconto che mescola il reale con il fantastico, con il meraviglioso. Quindi già notiamo una delle caratteristiche che differenziano la leggenda dal mito, perché il mito è completamente un racconto fantastico, tant'è che anche i suoi personaggi sono in qualche modo degli eroi dotati di poteri straordinari e sono delle divinità. Mentre la leggenda unisce quello che realmente esiste con il fantastico. Anche qui, anche in questo caso, la leggenda nasce da un bisogno che gli uomini antichi avvertivano. Se nel mito gli uomini antichi cercavano la possibilità di spiegare dei fenomeni importantissimi come l'origine del mondo, l'origine della terra, degli uomini, la creazione degli uomini, invece con la leggenda cercavano di soddisfare il bisogno di spiegarsi il perché di alcune caratteristiche, per esempio degli animali, delle piante o dei fenomeni naturali, quindi capire il perché. Molto spesso noi stessi ci chiediamo il perché di qualcosa, specialmente voi bambini. Quante volte vi chiedete il perché di qualcosa che esiste? Le leggende, come ovviamente qualsiasi racconto antico e quindi come lo stesso mito, ma anche come la stessa favola e la fiaba, sono state inizialmente tramandate oralmente, quindi come racconto orale, come fonte orale. Solo successivamente sono state trascritte e quindi sono giunte fino a noi, grazie ai libri che raccolgono queste leggende, così come esistono libri che raccolgono i miti. Alcuni di questi interrogativi sono quelli che vedete in questa diapositiva. Per esempio, spiegare il perché ci sono le tempeste o perché alcuni alberi sono sempre verdi mentre altri cambiano il loro fogliame, perché le giraffe hanno il collo lungo o perché i pesci sono muti. A questi e tanti altri interrogativi, gli uomini antichi hanno risposto attraverso l'invenzione delle leggende. Ogni popolo, quindi, come succedeva anche per il mito, ha le sue leggende che ci fanno scoprire le loro tradizioni e le loro usanze. Spesso le leggende provenienti da popoli diversi possono somigliare fra loro e possono avere degli elementi in comune, perché a differenza del mito, la leggenda si riaggancia sempre al reale, parte sempre da ciò che è reale. Le tempeste infatti esistono, sono un elemento reale, ma anche gli alberi sempreverdi sono un elemento reale. Le giraffe hanno il collo lungo e lo hanno per un motivo reale, per un motivo reale di bisogno di ricercare il cibo in determinati ambienti nelle quali le giraffe vivono. I pesci sono muti per un motivo reale, perché appunto vivono nell'acqua, eccetera. Andiamo a spiegare a questo punto bene che cos'è la leggenda. In realtà noi abbiamo già avuto a che fare con la leggenda perché durante l'anno scolastico abbiamo già letto alcune leggende. L'abbiamo letta per esempio prima delle vacanze di Natale, abbiamo letto una leggenda relativa all'uso dell'albero di Natale. Abbiamo letto la leggenda dei giorni della merla, ma anche quella per esempio di Arlecchino e così via. La leggenda è un racconto fantastico, creato dai popoli antichi proprio per cercare di spiegare delle caratteristiche, che possono essere di animali, o di piante o di fiori.
di fenomeni naturali, come per esempio la tempesta, oppure anche di luoghi della loro origine, o anche di come sono nate determinate usanze e tradizioni proprio di quel determinato popolo. Pensiamo all'utilizzo dell'albero di Natale, quindi nella festività natalizia. La leggenda, quindi, che cosa fa? Parte da elementi della realtà, l'albero di Natale che si decora, si addobba a Natale e su di esso costruisce, su questo elemento della realtà costruisce l'intero racconto, che quindi mescola ovviamente il reale con il fantastico, quindi mescola elementi reali e elementi invece inventati, fantastici, immaginari. Vediamo quali sono gli elementi essenziali della leggenda e ci renderemo conto di come alcuni sono simili al mito, sono gli stessi del mito, ma anche della favola e della fiaba. Prima di tutto il luogo, che può essere sia fantastico ma anche realistico, di solito è molto realistico. Il tempo è indefinito ed è sempre passato, anche nel caso della leggenda, perché comunque sono racconti scritti nei tempi antichi, quindi che vengono da un passato lontano, quindi una volta, un tempo, mille e mille anni fa, molto tempo fa. I personaggi, e questa è la caratteristica principale, anche nel caso della leggenda, come lo era nel mito, perché questi personaggi sono sia realistici che immaginari. Possono essere, infatti, elementi naturali personificati, come per esempio dei fiori, delle piante, a cui quindi vengono attribuiti delle caratteristiche umane, quindi fiori, piante che si comportano però come delle persone. La personificazione infatti è proprio questo. Gli animali, degli uomini comuni, attenzione, quindi non degli uomini dotati di capacità straordinarie come invece capitava nel mito, e anche dei fenomeni naturali. Vediamo adesso la struttura della leggenda. Nell'introduzione si presentano la situazione iniziale, il protagonista e il luogo. Nello svolgimento si descrive invece la vicenda. Si possono individuare quindi sia il fatto reale da cui scaturisce la leggenda, sia la spiegazione fantastica che viene data a questo fatto reale. E poi c'è la conclusione, cioè la risoluzione della vicenda e la trasformazione di solito del protagonista nell'elemento reale, cioè questo protagonista che acquisisce le caratteristiche che vediamo adesso nella realtà. E pensiamo per esempio all'albero di Natale che viene adesso decorato, c'è tutta una spiegazione dietro che ci fa capire come si è giunti a questo albero di Natale decorato. Vediamo quindi quali sono le differenze fra il mito e la leggenda, mettendoli a confronto. Per quanto riguarda il primo elemento, il luogo, ritroviamo il luogo in entrambi, sia nel mito che nella leggenda, ed è molto simile perché può essere sia immaginario che realistico. Anche nel mito lo era, perché poteva essere la stessa terra o poteva essere il luogo in cui i popoli che avevano creato il mito vivevano. Anche il tempo è in entrambi imprecisato, indefinito e soprattutto passato. Ma la differenza fondamentale sta nei personaggi, perché nel mito avevamo dei personaggi straordinari, non comuni, e poi di solito erano personaggi umani, soltanto in alcuni casi potevano essere delle divinità o potevano essere dei fenomeni naturali. Invece nella leggenda troviamo dei personaggi comuni, degli uomini normalissimi, oppure degli elementi naturali personificati, piante, fiori, fenomeni naturali, eccetera. Ma soprattutto cambiano, oltre ai personaggi, gli obiettivi, cioè gli scopi per cui nascono il mito e per cui nasce la leggenda. Perché il mito vuole spiegare l'origine del mondo e dei grandi fenomeni, come la creazione degli uomini, la creazione degli animali, eccetera. Invece la leggenda vuole spiegare il perché di alcune caratteristiche di un elemento. Il perché, per esempio, l'albero di Natale veniva decorato. Adesso andiamo a leggere insieme due leggende, una che riguarda un frutto in particolare, la fragola, e come questa è nata secondo il popolo degli indiani d'America. Nell'altra leggenda invece andremo a scoprire qual è la spiegazione fantastica che è stata data alla nascita del girasole, del perché appunto questo fiore segua in qualche modo il sole che si muove nel cielo. Allora, leggiamo prima di tutto la leggenda degli indiani d'America, le fragole, che trovate anche nel vostro libro e che è tratto da un libro bellissimo che si intitola Fiabe e leggende degli indiani d'America, che io ho letto proprio alla vostra età quando facevo la terza elementare e che è un libro veramente meraviglioso, quindi ve lo consiglio. Un indiano dal carattere molto litigioso
viveva con la sua sposa in una capanna nella prateria. La donna, un giorno, stanca delle numerose liti, decise di dargli una lezione e se ne andò seguendo il cammino del sole. Dopo 3 giorni di attesa, l'indiano cominciò a preoccuparsi. Così si rivolse al sole che gli disse: «Tua moglie si trova molto lontano da qui, è arrabbiata con te e non vuole tornare». «Per favore», supplicò l'uomo, «dille di tornare, prometto che non litigherò più con lei». La donna intanto era lontanissima e non pensava più al marito. Il sole se ne accorse e cominciò a preoccuparsi. L'unico modo per farle ricordare il suo sposo è costringerla a voltarsi, pensò il sole. E di sicuro si volterà per osservare qualcosa che non ha mai visto prima. Così il sole disseminò tutto il sentiero che la sposa aveva percorso fino a quel momento di fragole. Scelse le piante più belle e un profumo delizioso si sparse nell'aria. La donna sentì quel profumo, si voltò ad osservare quel frutto così rosso che non aveva mai visto prima e non poté resistere alla tentazione di assaggiarlo. Così, cogliendo e mangiando, tornò indietro. All'improvviso ripensò a suo marito e si diresse verso casa. I due si abbracciarono e giurarono di non separarsi più. Intanto le fragole cominciarono a crescere ovunque nel paese degli indiani e ancora oggi possiamo gustare quei frutti deliziosi. Andiamo ad analizzare insieme questa leggenda. Prima di tutto andiamo ad indicare qual è il tempo, un giorno. Un tempo indefinito e imprecisato. Qual è il luogo? Una capanna nella prateria, come ci viene descritto all'inizio, ma poi questo luogo cambia nel corso dello svolgimento, come appunto possiamo vedere perché la donna si sposta. Il protagonista è ovviamente un indiano insieme alla donna, a sua moglie. Qual è il fatto reale? L'esistenza di queste fragole, il fatto che queste fragole siano così rosse, così affascinanti e interessanti da proprio spingerci ad assaggiarle, a gustarle, come è successo appunto a questa donna. E la spiegazione fantastica che viene data è come sono nate queste fragole. Sono nate da questa circostanza, secondo gli indiani d'America. Andiamo a leggere invece adesso la leggenda del girasole. Come nacque il girasole? Un giorno, in un grande giardino, in mezzo a tanti fiori colorati, era nato un fiore davvero strano, brutto e storto. Tutti gli altri fiori dicevano che era il più brutto fiore fra tutti e nessuno voleva stargli vicino. Il povero fiore, triste e solo, soffriva, ma non si lamentava mai. Trascorreva le sue giornate a guardare il sole nel cielo. Gli piaceva così tanto il sole, che per cercare di avvicinarsi a lui si era allungato molto. Quando il sole si spostava, anche il fiore lo seguiva girando la sua corolla. Un giorno, il sole si accorse di quel fiore, sole e triste, che lo guardava sempre. Decise di conoscerlo e gli si avvicinò. Dopo aver ascoltato la triste storia del fiore, il sole decise di aiutarlo e con i suoi raggi splendenti abbracciò il fiore che si accese subito di un bel giallo vivo e sembrava essere quasi d'oro. Da quel giorno il fiore diventò il più alto e il più bel fiore fra tutti quelli del giardino. Diventati amici, il sole decise che meritava un nome speciale e così da quel giorno venne chiamato Girasole. Andiamo ad analizzare bene anche questa leggenda. Prima di tutto individuiamo il tempo, un giorno. Tempo indefinito anche in questo caso, tra l'altro lo stesso della leggenda precedente. Il luogo, in un grande giardino. E il protagonista, un fiore. Davvero strano inizialmente, che ovviamente acquista delle capacità quasi umane. Viene personificato, cioè come se fosse una persona. Il fatto reale al quale si ricollega questa leggenda è il fatto che i girasoli seguano l'andamento del sole, in qualche modo. E in questa leggenda troviamo la spiegazione fantastica di questo movimento e del perché soprattutto abbia preso questo fiore tale nome, girasole. Quale leggenda ti è piaciuta di più? Adesso illustrala sul quaderno e spiega cosa ti ha più colpito. Buon lavoro! A presto, bambini!